sgominato nella notte il clan Ventura a Vittoria. L'operazione è stata condotta in maniera congiunta da polizia e carabinieri su disposizione della DDA ed ha portato all'arresto di 15 persone affiliate alla Stidda. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo lo scioglimento per mafia del comune di Scicli avvenuto nell'aprile del 2015. Dopo mesi di attesa il CGA ha così deciso per una sentenza destinata a far discutere. Mancano meno di 3 settimane alla chiusura delle liste per le elezioni regionali del prossimo 5 novembre. Giorni concitati per la scelta dei nomi, ma i giochi sembrano ormai fatti. L'amministrazione comunale di Scicli ha approvato il bilancio di previsione 2017. Il nuovo strumento è ora al vaglio dei revisori. Per il sindaco la città vivrà una stagione positiva. Il deputato Giorgio Assenza interviene con fermezza sulla questione dei fondi destinati dalla regione ai liberi consorzi. Intanto a Ragusa i dipendenti salgono sul tetto per protesta. Bentrovati con l'informazione di TG 74. Apriamo oggi il nostro telegiornale con la notizia che nella notte è stato sgominato il clan Ventura a Vittoria. L'operazione è stata condotta in maniera congiunta da polizia e carabinieri su disposizione della DDA ed ha portato all'arresto di 15 persone affiliate alla Stidda. Il servizio. Grossa operazione antimafia Vittoria che ha permesso di sgominare il clan della famiglia Ventura con legami con le maggiori realtà criminali e mafiose del territorio fin dagli anni Ottanta, da qui il nome dato all'operazione Survivors. Su delega della DDA, della Procura di Catania, la Polizia di Stato e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'estorsione e intestazione fittizia di beni nel territorio di Vittoria. Oltre alle catture sono stati eseguiti perquisizioni e sequestri preventivi di un'azienda di imballaggi per prodotti ortofrutticoli e terreni agricoli adibiti per la coltivazione in serra. Le attività investigative condotte dalla squadra mobile di Ragusa e dal nucleo investigativo coordinate e dirette dalla DDA di Catania hanno permesso di appurare l'esistenza di un sodalizio criminale riconducente alla Stidda vittoriese, delineando le più attuali modalità operative. I soggetti destinatari delle ordinanze sono quelli che hanno assicurato il protrarsi dell'attività del sodalizio nonostante pregresse operazioni che avevano già condotto alla cattura di alcuni soggetti di spicco, da qui il nome dell'operazione Survivors. Come le ultime indagini hanno infatti consentito di attestare, dopo la cattura di Carmelo Dominante aveva assunto il comando Filippo Ventura, che lo manteneva anche durante la permanenza in carcere. La reggenza dell'associazione passava quindi a Rosario Nifosi e successivamente, per volontà dello stesso Filippo Ventura, al fratello di questi Giambattista Ventura, che operava in piena sinergia con il primo. Le indagini del presente procedimento hanno accertato che le attività estorsive erano condotte in modo capillare in un territorio, quello di Vittoria, che è caratterizzato dalla presenza di numerose imprese, soprattutto agricole, o legate alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al mercato di Vittoria, che serve poi tutto il territorio italiano. L'associazione inoltre disponeva di un arsenale di armi che di recente sono state rinvenute dalla squadra mobile di Ragusa, armi pronte per essere impiegate in attività criminali da parte della famiglia Ventura e dei suoi sodali. Un valido contributo è stato dato anche dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno descritto le attività criminali poste in essere dagli associati e contribuito a delineare l'organigramma dell'associazione. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, ambientali e dalle videoriprese che hanno cristallizzato le frequentazioni, gli incontri, le riunioni tra gli associati. Il modus operandi era tipicamente mafioso e contraddistinto dall'assenza di condotte violente o di minacce eclatanti, avvalendosi piuttosto il gruppo dell'intimidazione derivante dal riconosciuto carisma criminale consolidato dallo stesso sul territorio di Vittoria. Veniva di solito richiesto un regalo per la famiglia, così definito, con richieste di soldi nell'ordine di migliaia di euro. Con i proventi delle attività illecite, alcuni degli indagati avevano anche creato un'azienda per imballaggi di cui la procura ha richiesto e disposto il sequestro
preventivo ai fini della confisca. In particolar modo, le indagini hanno accertato che l'azienda in questione era nell'effettiva disponibilità e gestione degli arrestati. La sede dell'azienda era anche utilizzata dalla famiglia Ventura e dai Giliberto, nonché dagli altri sodali, come vero e proprio quartier generale per le riunioni e la pianificazione delle attività criminali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo lo scioglimento per mafia del comune di Scicli avvenuto nell'aprile del 2015. Dopo mesi di attesa, il CGA ha così deciso per una sentenza destinata a far discutere. A Scicli lo scioglimento per mafia è stato legittimo, a decretarlo la sentenza emessa dal Consiglio di Stato, che ha messo un punto fermo sulla vicenda del caso Scicli, iniziata con lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto il 29 aprile del 2015. Dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, alcuni ex amministratori e consiglieri avevano proposto il ricorso dapprima presso il TAR del Lazio, che lo ha rigettato nel marzo del 2016 e successivamente presso il Consiglio di Stato. I ricorrenti hanno sempre contestato la generalizzazione delle accuse. Secondo gli ex consiglieri e amministratori, i rapporti intercorsi tra il sindaco e la sua giunta con rappresentanti criminali non hanno avuto ripercussioni nell'ambito della gestione della cosa pubblica. La sentenza era molto attesa dai promotori del ricorso, fiduciosi del fatto che stavolta i giudici non avrebbero potuto non tener conto dell'assoluzione piena dell'ex sindaco prosciolto in primo grado da ogni accusa e dell'esclusione dell'associazione di stampo mafioso per tutti gli altri indagati. Per il Consiglio di Stato però il ridimensionamento degli indizi a carico del sindaco non appare decisivo per diverse considerazioni. Anzitutto, si legge nella sentenza, è evidente che la legittimità del decreto di scioglimento sotto il profilo della logicità e rispondenza agli elementi di fatto raccolti nel procedimento deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili in quel momento, che nel caso specifico prendono spunto dal procedimento penale e che consistevano soprattutto nelle ordinanze di custodia cautelare e ancora che gli accusati era stato contestato il reato di associazione mafiosa e relativo concorso esterno. Poi per il Consiglio di Stato vi sono elementi che testimoniano per l'accondiscendenza del sindaco verso un sistema consolidato di gestione delle affissioni elettorali, che ha visto in prima fila soggetti controindicati, i quali hanno imposto i loro servizi alla classe politica. Mancano meno di 3 settimane alla chiusura delle liste per le elezioni regionali del prossimo 5 novembre. Giorni concitati per la scelta dei nomi, anche se ormai i giochi sembrano fatti quasi per tutti. Facciamo il punto in questo servizio. La candidatura di Pippo Di Giacomo alle regionali era già data per certa, soprattutto dopo tutto il guazzabuglio del Nord, l'ospedale ragusano. Ma di ieri la conferma ufficiale della sua candidatura come espressione all'unanimità delle componenti del Partito Democratico di Comiso. Lista in lavorazione anche per il Movimento 5 Stelle e il PD, alla ricerca di una donna. I partiti sono alle prese con la formazione delle liste e i contatti sono sempre più febbrili. L'unica certezza per i grillini dovrebbe essere il ritorno di Stefania Campo, l'ex assessore di Palazzo dell'Aquila, votata dalle preferenze del blog del Movimento 5 Stelle, e l'altra candidatura per Salvatore Corallo, altro assessore uscente dalla giunta Piccitto, che sarebbe però proiettato direttamente nella giunta Cancelleri in caso di elezioni. L'ex assessore alla cultura della giunta Piccitto è infatti nella lista Movimento 5 Stelle, che avrà l'uscente Vanessa Ferreri come capolista. Nella lista grillina ci sarà poi la comisana Patrizia Bellassai e l'unico uomo è Carmelo Spata. Nel PD le certezze sono appunto Pippo Di Giacomo insieme a Nello Di Pasquale, altra candidatura scontata. Il nome nuovo è Giuseppe Rocuzzo, presidente del Consiglio Comunale di Ispica. Serve però una donna per completare una lista e due sono i nomi che circolano: quello di Ivana Castello, consigliere comunale a Modica, e quello della vittoriese Concetta Fiore. L'area orlandina della sinistra con il Movimento dei Sindaci sta lavorando alle liste, ma è da escludere la candidatura del sindaco di Scicli
Enzo Giannone perché incariche non dimessosi entro i termini. Nel centrodestra l'uomo di punta di Diventerà bellissima del candidato a presidente Nello Musumeci e invece l'uscente Giorgio Assenza, che ritorna alle origini dopo il suo traghettamento nella casa centrista di PDL Forza Italia. Tra i berlusconiani Giovanni Mauro è dato per certo, anche se il senatore, eletto nel napoletano alle ultime politiche, aspirerebbe sempre a un seggio romano. In via di formazione anche la lista di Sinistra Italiana, che dovrà sostenere Claudio Fava insieme ad Articolo 1. I nomi sarebbero già scelti, mancherebbe solo l'ufficialità. L'amministrazione comunale di Scicli ha approvato il bilancio di previsione per il 2017. Per gli amministratori lo strumento finanziario, che ora al vaglio dei revisori, darà uno slancio all'attività amministrativa. Strettamente legato al bilancio è il portale del contribuente, il punto in questi due servizi. Dopo l'approvazione del consuntivo 2016, l'amministrazione comunale di Scicli ha approvato il previsionale 2017. Il comune quindi si dota dello strumento finanziario e ciò consentirà alla giunta comunale di poter dar seguito alle spese che fino ad oggi sono state bloccate per via dell'assenza del bilancio. Questo è un atto che riveste un'importanza fondamentale e quindi attendiamo in tempi, speriamo celeri, l'approvazione definitiva dell'atto, in modo tale da poter dare l'avvio soprattutto alla spesa che oggi rimane bloccata da un po' di tempo perché le nuove norme non permettono in assenza del bilancio di effettuare spese fuori dal necessario e dal obbligo di legge, quindi diciamo solo spese di funzionamento finora siamo riusciti a portare avanti, ma diciamo questo per noi è un percorso già concluso per quanto riguarda la Giunta, perché stiamo avviando, già abbiamo impartito direttiva ben precisa a tutti i settori per avviare la programmazione 2018-2020 per rientrare nei termini che è il 31-12-2017 per effettuare tutti gli atti di programmazione futura per rimanere in ambito di responsabilità. È questo che ci viene chiesto dal legislatore, essere responsabile per ottenere una flessibilità futura. In primis sblocchiamo un'opera fondamentale che è il cimitero, che necessita di un ampliamento e quindi di loculi perché siamo in emergenza, e questo diciamo, lo possiamo fare in presenza solo del bilancio di previsione per recuperare somme che sono state avanzi del 2016 che abbiamo già ottenuto col rendiconto 2016 e per poterli attuare sul bilancio 2017. Questa è una priorità assoluta che ci viene proprio chiesta con forza dal settore di riferimento e su cui ci siamo impegnati, più tutta una serie di opere, di interventi, di gestione, di manutenzione ordinaria che per l'assenza del bilancio non sono state possibili effettuare. Considerate che noi fino adesso abbiamo operato attività gestionale proprio in assenza di strumento, di strumento finanziario, e capite qual è la difficoltà. Con l'approvazione di bilancio di previsione 2017, la città di Scicli conoscerà una nuova stagione importante per quanto riguarda la realizzazione di alcune opere. Di questo ne è convinto il primo cittadino della città, Enzo Giannone. Io per natura sono sempre ottimista, penso che un sindaco debba essere ottimista. E noi abbiamo operato in questi 8 mesi tra tante difficoltà, ritengo che abbiamo operato in maniera discretamente positiva, abbiamo fatto molti interventi importanti, abbiamo avviato anche opere pubbliche importanti come il piano integrato di Iungi, abbiamo fatto manutenzione stradale, abbiamo fatto manutenzione della rete idrica e fognaria, centinaia di interventi. Liberare le risorse, mettere a disposizione della città le risorse del bilancio, per quanto esse possono essere anche non rilevantissime, consentirà all'amministrazione di procedere in maniera molto più celere rispetto appunto alle politiche che riguardano le opere pubbliche, alle politiche che riguardano il sostegno allo sviluppo economico, alle politiche che riguardano l'aiuto al mondo della cultura e del turismo, insomma cioè quelle misure che possono contribuire appunto allo sviluppo e alla crescita della città. Il bilancio di previsione è adesso al vaglio dei revisori contabili, che avranno 8 giorni di tempo per dare parere sullo strumento finanziario, per poi trasmetterlo al Consiglio Comunale, che dovrà discuterlo e votarlo.
Strettamente legato al bilancio del comune di Scicli è la realizzazione del portale del contribuente. Le entrate di un ente locale si fondano principalmente sui tributi, per questo la priorità dell'amministrazione comunale è quella di organizzare al meglio il settore al fine di rendere più efficiente la parte che riguarda la riscossione delle tasse. Il portale del contribuente è un progetto finalizzato a rendere più snello e trasparente il rapporto tra l'ente e appunto il contribuente, che attraverso l'apposito sito potrà con un clic non solo conoscere l'intera posizione, ma anche interloquire con il personale attraverso una chat attiva. Ciò consentirà ai cittadini di poter chiedere ad esempio la rateizzazione di un'imposta o altre cose. All'area riservata è possibile accedere esclusivamente con credenziali personali che consentono l'accesso e la consultazione online della documentazione che riguarda la posizione di ciascun contribuente. A spiegare il funzionamento del portale è Emanuele Ciglia, Project Manager della Sequel. Si tratta di un portale messo a disposizione dei cittadini dove vengono visionati tutti i dati relativi ai loro tributi. Parliamo di acquedotto, parliamo di spazzatura, parliamo di ambiente IMU. Questi dati permettono quindi la verifica anche al cittadino di ciò che hanno in possesso i gestori del servizio, e al cittadino viene data la possibilità anche di comunicare, quindi inviando delle code direttamente da casa, quindi comunicando ovviamente dei ticket, intraprendendo una chat online con gli operatori del comune, ma soprattutto di scaricarsi eventualmente in autonomia le fatture, qualora magari duplicati, dispersi e quant'altro, comunicare l'autolettura del contatore in autonomia, quindi mettendo la lettura, la fotografia certificata e arrivando immediatamente al comune, quindi senza giri particolari, ma soprattutto di eventualmente negli altri tributi verificare, scaricare i metodi di pagamento e, qualora fosse possibile, anche scaricare il ravvedimento peroso, quindi significa quei termini di pagamento scaduti che mi permettono poi di, invece di recarmi a CAF o quant'altro, di essere autonomo nel pagamento e nella risoluzione quindi del dovuto. Orazio Iacono Modicano, ingegnere, è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, dal 2014 capo della divisione passeggeri regionali di Trenitalia. Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato italiano ha designato ieri tutti i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Trenitalia. Il nuovo CDA, con l'ingresso di Iacono, attuale direttore della divisione passeggeri regionali, nonché membro del CDA di Busitalia, conferma l'intenzione del gruppo Ferrovie dello Stato italiano di concentrare sempre più gli sforzi per lo sviluppo, la razionalizzazione e l'efficientamento della mobilità integrata nel trasporto pubblico locale, ferro e gomma, in particolare nelle aree metropolitane. Iacono, come amministratore delegato e direttore generale, avrà tutte le deleghe operative. L'onorevole Giorgio Assenza interviene con fermezza sulla questione dei fondi destinati dalla Giunta regionale ai 9 liberi consorzi, dove quello di Ragusa risulterebbe molto penalizzato e destinato al quasi certo dissesto finanziario. Una situazione inaccettabile, secondo Assenza. Il servizio. Tra una nomina e l'altra, la giunta Crocetta riesce a trovare il tempo per danneggiare una volta ancora la provincia di Ragusa. Lo dichiara l'onorevole Giorgio Assenza, parlamentare ibleo di opposizione, che denuncia la grave disparità di trattamento attuata dalla giunta regionale in ordine alla ripartizione delle somme aggiuntive destinate ai 9 liberi consorzi siciliani. Oltre 8 milioni e mezzo vanno al libero consorzio di Siracusa, mentre 3 e mezzo vengono destinati a quello di Enna, dell'assessore Lantieri, candidata alle prossime elezioni regionali, spiega il deputato ragusano, mentre Agrigento, Caltanissetta, Messina e Ragusa, in misura diversa, ricevono complessivamente la somma di poco più di 7 milioni. Tenendo conto delle già esistenti difficoltà finanziarie del libero consorzio di Ragusa, questo ulteriore atto impedirà di far quadrare i conti, esponendo l'ente al quasi certo dissesto finanziario. È l'ennesimo vergognoso atto di ostilità verso la nostra provincia, perpetrato dal peggiore governo che la Sicilia abbia avuto nel corso della sua storia recente. Il tutto nel silenzio assoluto dei rappresentanti locali di questa ridicola maggioranza, scrive Assenza. Esprimiamo infine piena solidarietà ai dipendenti dell'ex provincia che protestano contro questa ingiusta spartizione, conclude così la nota l'onorevole Giorgio Assenza.
E restiamo sull'argomento perché circa 30 dipendenti provinciali sono saliti sul tetto del palazzo della provincia di Viale del Fante per protestare contro la decisione della giunta regionale che nel ripartire 21 milioni e mezzo di euro non ha assegnato i necessari finanziamenti al libero consorzio comunale di Ragusa per evitare il dissesto dell'ente che comporterà il blocco degli stipendi dei dipendenti e dei servizi. Ai dipendenti del libero consorzio di Ragusa impegnati in azioni di protesta, l'onorevole Di Pasquale ha subito assicurato il proprio sostegno. Nel frattempo il presidente della regione siciliana ha già risposto a Di Pasquale, informandolo che lunedì convocherà per un incontro il commissario Dario Cartabellotta, i vertici dell'ente e lo stesso Di Pasquale. E la Confconsumatori di Ragusa è riuscita tramite legali ad annullare la penale di 3.000 euro e danni di un'impresa Iblea per aver disdetto in anticipo un contratto telefonico. La penale è stata ritenuta illegittima in quanto il disservizio c'era, oltre che anche sproporzionata. Sentiamo. È stata annullata la maxi penale di 3.000 euro ai danni di un'impresa di Ragusa che era stata richiesta da parte di una compagnia telefonica per la disdetta anticipata di un contratto per l'appunto telefonico. Questo è il risultato raggiunto dalla Confconsumatori di Ragusa. La vicenda era iniziata quando l'impresa Eblea aveva sottoscritto con la compagnia telefonica un contratto per la portabilità di due numeri, utilizzati per la linea telefonica ed il fax. Le procedure di portabilità e dunque il passaggio dello stesso numero da un gestore telefonico all'altro non era però stata eseguita correttamente e l'utente era costretto a pagare le fatture ad entrambi. Come fa sapere Confconsumatori, il problema era stato più volte fatto presente, ma data la mancanza di risposte e riscontri, l'utente aveva proceduto ad inviare la disdetta del contratto alla nuova compagnia. L'utente però, stando a quanto detto dall'operatore telefonico, sarebbe stato per contratto vincolato per 3 anni. Così, venendo a mancare alla sottoscrizione, sarebbe scattata la penale di ben 3.000 euro. Che l'impresa per l'appunto ricevuto. I reclami sono stati invani, dato che la pratica era già stata affidata ad un istituto di recupero crediti per i pagamenti che per la compagnia erano dovuti. Non potendo così risolvere la questione, l'utente si è rivolto alla Confconsumatori di Ragusa, che con l'avvocato Samantha Nicosia hanno ottenuto l'annullamento della penale. Questa, oltre che illegittima perché richiesta a seguito di una disdetta giustificata da un disservizio, così come viene riportato, era anche sproporzionata rispetto al contratto che prevedeva un canone di 220 euro a bimestre. Il legale infatti si è inizialmente rivolto all'autorità garante delle telecomunicazioni della Sicilia, il Corecom, rifacendosi poi al decreto di legge concorrenza del 29 agosto, che prevede nuove tutele per consumatori ed utenti. L'operatore telefonico ha poi ritirato a proprie spese la pratica dalla società di recupero crediti. Ed è in arrivo più di 1 milione di euro per la misura Resto al Sud, per incentivare i giovani residenti nelle regioni meridionali all'autoimprenditorialità. I dettagli nel servizio. Resto al Sud è la nuova misura a fondo perduto e a tasso zero gestita da Invitalia per incentivare i giovani all'avvio di attività imprenditoriali e produttive nelle regioni del Mezzogiorno. 1.250.000.000 di euro disponibili a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Finanziamenti concessi fino ad un massimo di 40.000 euro o di 40.000 euro per ciascun socio nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti societari, fino ad un ammontare complessivo di 200.000 euro. Il provvedimento, varato con decreto legge numero 91 del 20 giugno 2017, è rivolto agli imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni meridionali quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, proprio per promuovere l'autoimprenditorialità giovanile. Se non sono residenti, devono trasferirsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. I giovani, inoltre, non devono essere beneficiari nell'ultimo triennio di altre agevolazioni per l'autoimprenditorialità. I progetti imprenditoriali possono riguardare la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ma non l'avvio di attività libero professionali e del commercio. Le agevolazioni previste sono contributi a fondo perduto per il 35% della spesa ammessa e prestiti a tasso zero per il restante 65%, erogati dagli istituti di credito aderenti alla convenzione tra Invitalia e ABI, Associazione Bancaria Italiana, da rimborsare
cursare in 8 anni. Le domande di accesso ai finanziamenti potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate e a breve sarà comunicata l'apertura dello sportello di Invitale online. L'obiettivo nell'arco di 3-4 anni è avere 100.000 attività imprenditoriali nuove nel Mezzogiorno e la Sicilia, tutte le potenzialità per giocare un ruolo da protagonista, ha detto a questo proposito il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti a Palermo. La misura ha l'obiettivo principale di limitare la fuga dei cervelli dal sud Italia ed incrementare il tasso occupazionale nel Mezzogiorno, oltre che incoraggiare anche fuori sede a tornare al sud. Adesso passiamo allo sport per la pallamano. Primo incontro nel campionato di Serie A1 per l'Andrea Licitra Pallamano Ragusa, che fa il suo storico esordio. Il team allenato da Salvatore Russo dovrà vedersela con il Gaeta sabato alle 17 sul campo di Fondi. Diversi giocatori indisponibili, ma la squadra si prepara ad affrontare la sfida con grinta ed entusiasmo. Sale alta la febbre della prima, sabato alle 17 a Fondi l'Andrea Licitra Pallamano Ragusa farà il suo storico esordio nel campionato di Serie A1. Il team, allenato da Salvatore Russo, che partirà domani per il Lazio, dovrà vedersela contro il Gaeta. La società del Centro Italia giocherà a Fondi, in provincia di Latina, per indisponibilità del proprio impianto. A proposito di febbre che sale alta, sottolinea il presidente dei ragusani, Giuseppe Girasa, diciamo che metà squadra ha preso la cosa alla lettera, visto che è stata a letto influenzata per 2 giorni e non si sono potuti allenare. Ora però tutto sembra essere rientrato nella normalità e siamo pronti a sostenere l'impatto contro questo match. L'organico dell'Andrea Licitra Pallamano Ragusa non è ancora al top, mancano infatti un paio di giocatori all'appello, un terzino, un pivot, quindi l'allenatore Russo dovrà cercare di adattarsi facendosi bastare quello che ha tra le mani e intanto l'amministrazione comunale ha comunicato alla società che entro la fine del mese saranno completati i lavori di adeguamento alla palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, tradizionalmente tempio della pallamano ragusana. Questo è l'ultimo servizio, questa edizione termina qui. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, arrivederci.